Ciao amici di EveryEye, ben ritrovati a questo appuntamento, nuovo appuntamento di video gameplay. Io sono Alessandro e oggi vorrei farvi vedere qualcosa di Oken. Per chi non lo conoscesse, per chi non lo sapesse, è un free-to-play multiplayer only per PC, un'esclusiva per personal computer. Allora, come vedete dalle immagini qua, si tratta di un FPS molto particolare nel quale avremo modo di pilotare e di metterci al comando di potenti mech prima che qualcuno gridi al plagio o faccia riferimenti particolari a Titanfall. Sapete che comunque si parla di un titolo che è già disponibile per il pubblico in versione prima beta, prima alfa e poi beta già da un paio, da un anno e mezzo circa. Quindi siamo di fronte comunque a un progetto assolutamente innovativo che comunque insomma non va a pescare o a copiare da altri successi o da titoli imminenti, insomma. È un progetto veramente ben fatto, ben realizzato, ne abbiamo anche avuto modo in passato di scrivere, di provare il gioco durante fiere. Questo ancora quando era appunto in stadio alfa e di conoscere anche alcuni membri del team. Insomma, è un progetto assolutamente valido da tenere d'occhio e se avete a disposizione un computer che vi permette di giocare, assolutamente da provare, anche perché è un titolo appunto free to play, quindi non necessita di essere acquistato per essere perlomeno approcciato per un primo gioco. Allora, l'idea di oggi è quella di farvi vedere un pochettino di quelle che sono le modalità di presenti in Oken, partendo dall'immancabile e classico Team Deathmatch fino ad affrontare due o tre delle modalità che caratterizzano e che distinguono Oken dalla concorrenza. Allora, direi che possiamo iniziare subito. Allora, appunto, iniziamo con un team deathmatch, che è sicuramente la cosa migliore anche per capire le dinamiche di gioco. Ecco, naturalmente siamo in lista d'attesa per poter trovare una partita anche compatibile con il nostro livello. Insomma, il matchmaking funziona tutto sommato abbastanza bene. Ecco, una piccola postilla. Noi ci apprestiamo a fare questo video adesso, soprattutto in virtù di recenti aggiornamenti e del rilascio di questo titolo su piattaforma Valve, su Steam. Quindi, insomma, oltre agli aggiornamenti sono stati appunto. È stato messo il gioco sulla piattaforma più popolare di Digital Delivery. Allora, scegliamo il nostro Mac. Qua adesso c'è una partita, vabbè, già avviata, che oltretutto sta per terminare, però vabbè, buttiamoci dentro lo stesso, attendendo poi di fatto il prossimo match. Ecco, approfitto per mostrarvi un attimino il sistema di controllo. Allora, ci troviamo all'interno del Mac e vediamo oltretutto la plancia e tutti i comandi, insomma, la grafica è assolutamente ottima. Adesso ne abbiamo in realtà levato qualche piccolo dettaglio per evitare che ci fossero cali di framerate fastidiosi durante lo streaming, durante la registrazione, però si può anche usare dettaglio aggiuntivo e effetti particellari molto molto elevati, physics avanzato. Abbiamo purtroppo messo queste cose perché il gioco di fatto è abbastanza pesantuccio da far girare al massimo livello di dettaglio. Adesso vabbè, inizieremo una nuova partita, quindi avremo modo di vedere poi appunto le dinamiche di gioco. Allora, dicevo, sul sistema di controllo, vabbè, è assolutamente classico del genere first person. È particolare rispetto a tanti altri giochi della concorrenza e anche a Titanfall, perché ovviamente il paragone è inevitabile con il gioco di Electronic Arts in dirittura d'arrivo. È un gioco che ha dei ritmi profondamente differenti rispetto a un classico spara tutto in prima persona, perché i ragazzi di Adhesive Games che hanno realizzato il gioco hanno voluto rendere l'approccio e il gameplay il più verosimile possibile. Quindi, insomma, ci troviamo all'interno di questi robot molto pesanti e che per certi versi devono fare uno sforzo notevole per spostarsi. Quindi, insomma, la visuale si sposterà con un certo delay, con un leggero ritardo, ma questo perché il gioco è proprio concepito in questo modo. Quindi ci sono tutti degli aspetti da tenere in considerazione. Questo della visuale è solamente uno, perché poi ci sarà possibilità di fare dei lunghi salti, o meglio di decollare con il nostro Mac.
Però questo ci, visto che è molto, molto lento, questo ci esporrà al fuoco nemico e ci metterà comunque in una situazione di svantaggio. Comunque, insomma, dovremo tenere in considerazione il fatto che comunque spostandoci su zone sopraelevate ci metteremo i nemici ci potranno colpire molto, molto più facilmente, ecco. Allora, adesso la squadra, i partecipanti verranno divisi in due squadre. Utilizzando appunto il sistema, ripeto, di matchmaking molto ben fatto, molto ben calibrato. Ovviamente c'è sempre qualche ritardatario, quindi ci vuole sempre un attimino in più. Ecco, pochi secondi e siamo dentro. Ora adesso abbiamo scelto o meglio, scegliamo un mech di tipo Assault che è, diciamo, quello classico, abbastanza ben bilanciato, sia nell'armatura che nelle capacità offensive. Appunto qua è già ben visibile la qualità e il dettaglio grafico. Anche le animazioni dei robot sono devo dire, ottime. L'interazione ambientale, la fisica sono eccellenti. Parliamo di una Real Engine 3 leggermente modificato per l'occasione, insomma, l'occorrenza dal team di Adhesive. E il risultato è veramente eccezionale. Vi dico subito che per me parlare e giocare è sempre abbastanza critico, quindi probabilmente farò delle figuracce e morirò per tutto il tempo. Doppia pressione del pulsante direzionale è possibile fare delle rapide schivate o eventualmente prendere velocità nel caso la direzione sia quella frontale. In genere, ecco qua ce n'è uno che si stava nascondendo. In genere nelle partite di deathmatch rimanere. Ce l'abbiamo fatta. In assist. In genere nelle partite team deathmatch, forse è meglio nascondersi, stare uniti è sempre una cosa importantissima. È la base della vittoria, cioè veramente il riuscire a coordinarsi con gli altri elementi della squadra e del gruppo. Ecco, la pressione del pulsante C invece è possibile riparare il nostro mech. Ecco, non mi sta sparando però, quindi non è più possibile. Mentre si è in movimento invece è bene ricordare che non è possibile sparare mentre si è in movimento, in corsa. Non è possibile, insomma, prendere di mira i nemici e cercare di eliminarli. Rimaniamo sempre con l'assalto che onestamente in questa mappa qua è sempre un'ottima scelta e si fa. Non si fa fatica ad utilizzare. E quello purtroppo è uno di quelli corazzati, quindi è difficile da soli riuscire a contrastarne le difese. Ovviamente questo è molto corazzato per l'appunto, però ovviamente è anche più lento rispetto agli altri, quindi i mech sono abbastanza simili tutto sommato alle classiche classi degli shooter a cui siamo abituati, o essendo comunque dei mezzi di trasporto anche ai giochi di corse futuristiche. Mi viene in mente Wipeout, dove comunque ogni veicolo ha delle proprie caratteristiche e a seconda dello stile di guida si fa la propria scelta. Purtroppo la squadra si è un pochettino divisa, quindi adesso facciamo fatica a combinare qualcosa. Ce n'erano veramente troppi. Ecco, nonostante
il muoversi con il Mac sia un pochettino più difficile rispetto ai giochi tradizionali, agli FPS tradizionali, e bisogna prendere un po' la mano effettivamente, bisogna giocare qualche ora per impratichirsi con questi robot. Il gioco tutto sommato non ha un ritmo poi così lento, perché effettivamente si parla di match della durata di 10 minuti e molto spesso le 40 kill si fanno abbastanza rapidamente, quindi in realtà questo anche per un design delle mappe e per comunque delle armi che tutto sommato portano alla distruzione quasi sempre in maniera abbastanza, portano alla distruzione dell'avversario in maniera abbastanza rapida. Ecco, come potete notare qua si gioca su diversi livelli, ci sono diversi livelli in praticamente tutte le mappe. Purtroppo non ce l'ho fatta anche qua. A giudicare dall'andanza sono 40.40 kill per poter completare la partita, ma a giudicare da come sta procedendo, molto probabilmente andremo a consumare per intero il tempo. Ci nascondiamo appunto per poter riparare con il drone il nostro Mac. Tutto sommato abbastanza rapida la riparazione, però se poi il nemico ci vede mentre stiamo effettuando le riparazioni, generalmente è difficile, insomma, riuscire a fuggire o a contrastare l'attacco del nemico. Generalmente ce lo fa. Sto recuperando qualcosa, sono penultimo naturalmente, però perlomeno qualche kill sono riuscito a farlo. Qualche assist soprattutto. Purtroppo ero già danneggiato. Ecco, ovviamente qui potete vedere alcuni Mac, alcuni robot personalizzati, perché poi naturalmente è possibile customizzare interamente il proprio robot, il proprio mezzo di trasporto, il mezzo di combattimento, con delle skin e con anche delle parti intercambiabili. Alcune si sbloccano automaticamente procedendo nel gioco, altre le potremo naturalmente acquistare in qualità di free to play gioco. Darà possibilità ai giocatori di acquistarle con credito virtuale, con credito in game, insomma, guadagnato portando a termine i match e vincendo le partite. Sono due, finisce male infatti. O altrimenti, insomma, appunto con carta di credito o con crediti guadagnati in game. Devo dire che comunque come free to play funziona molto bene. E non è assolutamente un pay to win, anche perché comunque sia i Mac sono assolutamente tutti sbloccabili, naturalmente con un po' di pazienza e con tante ore di gameplay, però comunque sono tutti acquistabili tranquillamente, semplicemente giocando, ecco, quindi non si può assolutamente dire nulla in questi termini. La moneta è indispensabile solo e esclusivamente quando vogliamo personalizzare con i cosmetic. Però insomma non è una novità e mi sembra anche normale, insomma, anche perché free to play non vuol dire che il titolo sia gratuito, ecco. Vuol dire semplicemente che dà possibilità di essere anche giocato senza dover fare degli acquisti o senza pagare. Però insomma funziona veramente, veramente bene in tal senso. Ecco, ormai mancano 2 minuti, quindi il match è quasi terminato, non siamo di fronte alle partite longeve di Battlefield 4, ma siamo di fronte invece a dei match molto più rapidi.
accerchiato. Era impossibile uscirne. Ho fatto pure un assist. Ho recuperato qualche posizione, devo dire, insomma, che mi reputo tutto sommato abbastanza soddisfatto. Però stiamo sonoramente perdendo in realtà, quindi non vale, ecco, non vale la... Ecco, mi sono messo in riparazione in un punto troppo poco nascosto. Però fortunatamente non sono stato visto, solo all'ultimo quando l'ho già completamente riparato. Accidenti, non so se mi ha preso la kill. Vediamo subito. Però tanto siamo stati sconfitti, quindi... Siamo stati sconfitti non per il tempo, però, per le kill. Sono arrivati a 40 uccisioni gli avversari. Però tutto sommato devo dire una partita carina. Ecco, adesso vi farò vedere qualcosa di diverso. Insomma, il team deathmatch è una bella modalità, devo dire che è quella che ho giocato di più, sia con questo profilo che con quello vecchio, perché quello vecchio per l'alfa e la beta avevo dei profili diversi forniti da Adhesive Games, insomma, dagli sviluppatori. Ecco, ora vorrei mostrarvi una nuova modalità, una diversa modalità, che è Missile Assault. Si parla di, in realtà, una trasposizione della classica Conquest, Conquista, che dir si voglia, già presente in molti altri FPS o free-to-play, insomma, di questo tipo. Ovviamente qui c'è una mappa diversa, questa è una delle più luminose e futuristiche delle attualmente disponibili. Ecco, adesso, oltretutto qua vedete, carina questa specie di interfaccia di boot, di caricamento che c'è all'inizio di ogni partita. Forse voi l'avete vista un pochettino nascosta dalla webcam che copre un pochettino l'inquadratura. Però insomma va ad aggiungere immersività al gioco, che ripeto è davvero molto molto ben fatto. Adesso avere una configurazione con 3 monitor in surround è sicuramente la cosa più bella, insomma è sicuramente il modo migliore per assaporare questo gioco. Ecco, adesso abbiamo preso un nuovo mech, come potete vedere. Oltretutto, ecco, una cosa che mi ero dimenticato di dire prima è che ogni mech ha poi possibilità di attivare un'abilità speciale con il pulsante F. In questo caso, come potete vedere, può mettere uno scudo di fronte che lo rende più lento ma più resistente ai colpi in arrivo, quindi è interessante. Ecco, qui ripeto, stiamo giocando a questa modalità nella quale dovremo conquistare questi 3 punti di controllo sulla mappa, che sono questi missile launcher che attaccheranno la base nemica, o meglio l'astronave nemica, per entrare nel contesto giusto. Ecco, qui sono stato accerchiato, volendo rimanere in difesa di una base da solo. Ovviamente me la sono anche cercata, dovevo andare a aiutare i compagni agli altri punti di controllo. Comunque, appunto, dicevo che dovremmo conquistare questi 3 punti ubicati sulla mappa, che poi si trasformeranno appunto in dei lanciamissili che andranno a colpire la base avversaria, togliendo punti alla stessa e portandoci quindi la vittoria una volta che questi punti arriveranno allo zero. Insomma, su questa mappa, in questa occasione, si vede appunto come questi mech siano molto lenti, quindi si deve veramente fare i conti con questo le prime volte che si gioca a Open. E devo ammettere che io ho avuto possibilità di parlare con delle persone che l'hanno provato, che arrivavano da altri tipi di giochi, ovvero i classici, insomma, Call of Duty
Battlefield piuttosto che insomma i tanti free to play che ormai ci sono online, e alcuni insomma facevano molta fatica. Sono veramente ovunque, purtroppo ho trovato il punto peggiore per... Adesso magari riesco a scappare e... come non detto. E qui rispetto alla modalità di prima c'è anche un attimino da aspettare in più per i rientri. Adesso vediamo se abbiamo modo di vedere invece la funzione, l'abilità speciale di questo Mac, che possiede una potente granata da lanciare contro i nemici. Vediamo se possiamo utilizzarla magari. Non c'è nessuna difesa della torretta, quindi direi che possiamo metterci qua. Mi ero preso uno spavento, pensavo fosse un nemico, invece fortunatamente c'è qualcuno che pensa anche ad accorrere forse in aiuto, insomma, a dare man forte, perfetto. Vedo che però gli altri membri della squadra non riescono a tenere testa agli altri player dell'altra squadra. L'altra squadra si sta muovendo veramente molto bene, sanno esattamente come gestire la mappa e come gestire la difesa, insomma, di questi tre punti di controllo. Ecco, l'utilizzo della minimappa è molto importante, non solo in questo tipo di modalità, che è sicuramente più tattica rispetto al team deathmatch, ma in generale. Il gioco prevede un massiccio utilizzo e un attento utilizzo della minimappa, perché essendo molto lenti i movimenti dei mech sui quali ci troviamo a bordo, scusate ma mi faccio prendere dalla concentrazione. Visto che sono appunto molto lenti, dovremo compensare stando bene attenti a dove sono situati i nemici, e quindi a evitare, insomma, di farci cogliere alla sprovvista o di farci accerchiare. In realtà non è comunque facile, però insomma la minimappa appunto dà una mano. Ho anche sparato la granata, ma evidentemente non è servito a nulla, o forse non è partita, non sono riuscito a capire. Ecco, il nemico comunque guadagna continuamente terreno. Ecco, vi volevo far vedere, questo qua è quello con cui si inizia a giocare, questo mech, quello proprio di partenza, col quale viene fatto anche il tutorial all'inizio, è molto grezzo come vedete, però in realtà molto rapidamente poi iniziano ad acquistare gli altri e a fare il proprio garage di mech, con la possibilità anche appunto, di, come dicevo prima, di personalizzarli con i vari pezzi e le varie parti. Ecco, nonostante la mia schifosa performance, devo dire che comunque a qualche punto sono riuscito comunque a farlo, portando alla conquista di qualche punto. Ecco, purtroppo dovendo trovare un aspetto negativo nel gioco, essendo che ogni mech ha il proprio modo il proprio ritmo, la propria lentezza sia nei movimenti che nella gestione appunto della visuale della telecamera, spesso mi trovo costretto a modificare la sensibilità dello stesso, del mouse,
ogni volta che cambio, insomma, che passo da un Mac all'altro. Fortunatamente io sono, equipaggiato comunque di un mouse che mi permette appunto di farlo con un semplice click del pulsante apposito. Badate che invece se non avete un mouse pensato appunto per gli FPS o in generale per il gaming, potreste ritrovarvi con questo piccolo problema, insomma, che tutto sommato non è da poco, ecco. Adesso infatti ho modificato un attimino la sensibilità. Poi si tratta per carità di piccolezze, che uno con un pochettino poi di pazienza magari va configurare appunto meglio già la sensibilità base. Ovviamente gli altri tasti dell'interfaccia sono assolutamente quelli classici, insomma c'è il tab che avete visto poco fa per richiamare insomma la tabella con le statistiche e i punteggi. Ma in questo caso erano due, onestamente tenere testa era veramente troppo difficile. È sufficientemente tattico come gioco, devo dire che l'ho trovato interessante da questo punto di vista. Cosa che sto utilizzando adesso è sostanzialmente il cecchino, quindi è quello che appunto lavora molto bene a distanza, però naturalmente ha un ratio di fuoco molto, molto basso. Sotto c'è un nemico, speriamo che non si accorga di noi, anche se in realtà adesso che ci troviamo qua, penso che ci individuerà, visto che stiamo prendendo possesso del punto di controllo. Girando attorno però è riuscito a ucciderlo prima il compagno di squadra. Devo dire che non adesso la squadra non sta andando male come all'inizio, però purtroppo ha sempre un distacco notevole. Vediamo che magari riusciamo però a colmare il gap. Però al tempo stesso il primo silo è stato nuovamente guadagnato dalle forze nemiche. Niente, niente da fare. Non ho la prontezza di riflessi spesso. Allora, vi ho fatto vedere sostanzialmente, credo, tutti quelli che ho a disposizione e quindi comunque tutte le classi di Mac disponibili in gioco, appunto. Ovviamente, insomma, come avviene classicamente in tutti i giochi di questo tipo, sono punti esperienza che si guadagnano ad ogni partita. Anche quando si perde, comunque, devo dire che si ha un ottimo guadagno in ogni caso di punti esperienza e di crediti, così che comunque anche il giocatore magari che non ha le statistiche elevate ha possibilità di progredire, e in aggiunta al livello generale del personaggio, del profilo che detto poc'anzi, c'è anche quello dei singoli Mac, quindi più utilizzeremo i robot e più questi diventeranno comunque forti, e sbloccheremo anche dei pezzi per poter customizzare appunto il Mac. La partita ormai si avvicina alla conclusione, perché insomma ormai
ci sono sempre quei 100 punti che di distacco. Quindi ormai credo che in realtà faremo molta fatica, non credo che ce la faremo, anzi. Insomma, questo fa ben capire, diciamo, questa modalità fa ben capire le potenzialità di questo gioco, che onestamente credo che siano molto alte. Chiunque sia in possesso di un PC per il gioco dovrebbe comunque provare e buttarsi in questa esperienza che appunto è free to play e quindi non ha nessun tipo di costo, non c'è nessun tipo di rischio a buttarsi in questa esperienza. Ecco, purtroppo proprio non riesco a rimontare nella classifica della mia squadra, nel mio team, e anche il team stesso è abbastanza povero purtroppo di c'è talento. Pararsi qua nascosto. Io, se appena non è finita questa partita, vorrei farvi vedere l'ultima tipologia di gioco, o meglio, in realtà ci sono altre tipologie, altre modalità, però insomma vorrei concentrarmi sul farvi vedere più cose diverse possibili. Quindi volevo mostrarvi qualcosa relativa al cooperativo, perché con uno degli ultimi aggiornamenti è arrivata anche una modalità cooperativa che permette di lanciarsi in quella che è normalmente definita modalità Horde, resa famosa da Gears of War e poi successivamente ripresa anche da tanti altri videogame, da tanti altri team di sviluppo, riproposta molto molto bene anche in questo caso, e aggiunge insomma un pizzico di varietà ad un titolo che sennò onestamente sarebbe un po' troppo ripetitivo. Ovviamente c'è la killcam che ci fa vedere chi ci ha ucciso. Per un appassionato del genere, diciamo che comunque un gioco che non si fa mancare assolutamente nulla, è completo, e anche per chi è esigente, vuole un gioco all'avanguardia graficamente, insomma qua trova pane per i suoi denti. Quando sono gli assist, i punti vengono divisi in percentuale. Questa cosa è sinceramente interessante. Deve aver attivato qualcosa, visto che mi si è completamente annebbiata la vista, e anche lì c'è un item lì che è stato attivato da un membro della squadra avversaria. Ecco, questi qui invece che vedete a terra, quando viene ucciso un avversario, vengono rilasciate a terra queste bolle d'energia con le quali è possibile effettuare delle riparazioni veloci senza dover necessariamente richiamare il drone, che appunto ci ripara in un app. Finita oltretutto prima che riuscissi a portare a termine il duello. Ecco, qui vedete appunto la sequenza finale di questa modalità, dove l'astronave della squadra che ha perso viene distrutta insomma da questo missile. E ovviamente la squadra vincitrice esulta, se così si può dire, insomma. Bene, quindi direi che possiamo. Ecco, qui ho guadagnato qualche nuovo item, visto che sono passato di livello. Poi ci sono anche, ecco,
gli achievements un po' come troviamo su console o comunque su Steam, o ormai è diventata una moda anche quella. Quindi direi che possiamo lasciare questo match, così che possa mostrarvi qualcosa della modalità cooperativa che dicevo poco fa. Sbagliato tasto. Ecco qua, cooperativo, bot destruction. Speriamo di non impiegarci troppo tempo, ma in genere le attese non sono mai troppo lunghe, devo dire che si trova sempre facilmente un team, una squadra o comunque dei giocatori con i quali giocare. Perfetto, è una partita che non è ancora iniziata, quindi non dovevo entrare, diciamo, a partita a match avviato. Siamo solamente in due e mezzo, però, perché c'è un giocatore che non riesce a connettersi, a quanto pare qualche problema di linea. Speriamo di non avere problemi durante la partita stessa, però sembrerebbe tutto a posto. È una speranza che poi magari... Ah no, ecco, infatti si è aggiunto già qualcun altro, perché siamo in 4. Potete vedere ancora qui il bootloader che dicevo poco fa, che dicevo prima, insomma. Molto carine queste trovate aggiunte da Adhesive Games. Contro la rovescia come al solito. Ovviamente già qua i giocatori si divertono a sparacchiare un po' ovunque. Gli ambienti sono abbastanza interattivi, come vedete quando si colpiscono gli oggetti. Ecco qua, questi portali praticamente sono quelli dai quali escono, come vedete, i bot, i nemici che dovremmo sconfiggere, le ondate che dovremmo affrontare. Parte ovviamente dalle prime ondate, che sono facilissime, direi che più facili non si può, fino, insomma, a quelle avanzate che diventano pian piano sempre più ostiche e difficili da portare a termine. Parecchio, devo dire, sono parecchio difficili da portare avanti. Insomma, chi conosce la modalità al genere sa bene che andando avanti diventa veramente complesso e spesso frustrante. Ecco, questi portali sparsi nella mappa, per il perimetro, sono parecchi, e ad ogni ondata casualmente se ne aprono alcuni dai quali fuoriescono i droni, insomma. Quindi non è possibile prevedere da dove arriveranno, e questa cosa è sicuramente interessante perché aggiunge comunque una variabile impossibile da prevedere. Ecco, sto morendo, spero di riuscire a nascondermi, anche perché i rientri qua non ci sono, quindi una volta che si muore significa che la squadra è priva di un elemento fondamentale per arrivare alla vittoria. Infatti dice un altro che stava cercando di ripararsi. Anche qui naturalmente la mappa è molto importante, anche se andando avanti diventa sempre più difficile tenerla controllata, perché poi le ondate sono veramente numerose, piene di nemici. Ondata 3 di 25, arrivano 12 bot.
Ovviamente sulla mappa vengono segnalati i portali che si sono aperti, dei quali stiamo sui nemici. Ecco, come potete vedere, i nemici diventano anche più forti di volta in volta, quindi sarà sempre più difficile anche per quel motivo. Ecco, un avversario a terra, quindi ci viene chiesto di aiutare a ripararlo, però, anzi, 2 su 4. Però devo ammettere che sono già parecchi e la situazione sta già sfuggendo di mano. Non ce l'abbiamo fatta, sono rimasto l'ultimo oltretutto, prima che venissi distrutto anche io. Insomma, interessante anche questa modalità, non si può negarlo. Ovviamente con degli amici, con un gruppo di persone che si conosce, e diventa sicuramente più divertente, anche insomma si fanno grasse risate quando succedono le cose più assurde e imprevedibili. Niente, ovviamente non sono previsti errori, quindi una volta che muoiono tutti non si può recuperare dall'ondata, ma la partita termina. Niente, direi che vi ho fatto vedere abbastanza, penso di essere riuscito a dare una buona idea di quello che è Oken. Ribadisco per l'ultima volta che insomma è un gioco veramente da provare. Se avete a disposizione un computer con una scheda video adeguata, comunque sia il compito, giocatelo, provatelo, buttatevi, ditelo anche ai vostri amici, perché ripeto è free to play, quindi insomma non costa nulla. Il gioco è stato ottimizzato molto con gli ultimi aggiornamenti, con le ultime release. Quindi se prima, secondo le prime versioni beta, era un pochettino meno accessibile appunto a chi non avesse magari a disposizione un gaming rig o un computer abbastanza potente, adesso tutto sommato, settando le impostazioni al minimo, è affrontabile da chiunque, anche da chi non dispone appunto di una macchina particolarmente costosa o performante. Quindi niente, questo è tutto. Ricordatevi inoltre che insieme a questo, in questo video troverete anche un articolo scritto sulle pagine del nostro portale, su quale in realtà verranno più che altro specificati gli ultimi update, verranno raccontate un pochettino le ultime aggiunte, le nuove mappe, la nuova modalità cooperativa e quindi insomma l'ultimo changelog del gioco in occasione appunto dell'arrivo, come dicevo prima, del titolo su Steam. Con questo è tutto, rimanete comunque con noi per tutti gli aggiornamenti su Oken, ma su tutti i giochi PC e i free to play più interessanti. Con questo chiudo, grazie mille per essere stati con noi e alla prossima. Ciao!